Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage è punita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando pam. Cosa pensa di questi ragazzi? Non li conosco nemmeno, non so nemmeno dove è il circolo. Come lo sa? Venite a conoscersi, non date retta alle chiacchiere. Tutti quelli che dicono che è un covo di terroristi. Siamo quelli che si esprimono a tutti i livelli. Fan bene, fan male. Non lo so, io non so nemmeno che cosa sono questi ragazzi, quindi non sapendo che cosa sono. Non so esprimermi, non so che cosa... Che cos'è questa manifestazione, quindi? Allora, questo circolo praticamente già dal nome si capisce, no? Da che parte sta, cioè Iqbal Masih, sapete chi era, sì. E quindi l'hanno messo su alcuni compagni come circolo Arci. Tra di noi ci sono musicisti, cantanti, persone politiche, chi fa socialità, chi fa lotte sociali. Chi semplicemente scambia due chiacchiere davanti a una birra a poco prezzo. Ma non so che cosa vogliono, non ho capito che cosa vogliono, cos'è che non vogliono, vogliono non pagarla, cioè le vogliono mettere fuori per l'affitto, com'è? Vorrei parlare di questo Dodi, mitico, sì. Quale qualsiasi cosa gli chiedevi, cioè lui era pronto ad aiutarti, Dodi mi serve il pulmino per... facciamo una manifestazione, sì, mi serve lunedì il posto per fare una riunione di donne, va bene, cioè è tutto. E questo circolo qua è importante, perché? Perché questo è un quartiere, lo vedete, un po' dormitorio, no? Allora, per i ragazzi giovani, non so se voi siete stati all'assemblea che hanno fatto qualche tempo fa, era pieno così di ragazzini, i quali proprio si sentono di far parte di questa cosa. E erano abbastanza rumorosi di sera, però era una presenza positiva, perché alla sera c'era un posto dove la gente poteva andare a fare musica e divertirsi. Non dico niente, però io abito lì, sono ragazzi che, vabbè... Cosa fanno questi ragazzi? Ma niente, me lo fa niente, perché va lì, ma non... Non so cosa dirti, mio figlio lo frequenta, fa solo questo. A me personalmente non mi ha mai dato nessun disturbo. Però non so i termini della questione, magari non possono più stare lì perché oggettivamente c'è qualcosa che non funziona. Sono quanti anni è che abitiamo lì? 25 anni? 40 anni? Io non ho mai sentito nessun problema lì, mai. Provo a sentire da loro, abbiamo visto il cartello ma non so che è lì. Italia sì, Italia no.